Bene, bentornati oggi in questo nuovo video dove vi andrò a dire cosa ne penso del tanto richiesto parrocchetto Monaco. Mi avete chiesto di fare questo video veramente in tanti e quindi ho deciso di farlo e spero in futuro di riuscire a fare un video un po' più approfondito per quanto riguarda magari qualche consiglio di gestione, un po' come ho fatto per l'inseparabile. Però iniziamo subito, quindi cosa ne penso? Allora, non vi nascondo che io adoro il parrocchetto Monaco, è un pappagallo veramente fantastico, perché un po' come anche il Senegal, è come se avessero il carattere di un pappagallo di grandi dimensioni, però in versione mini, perché comunque sono pappagalli quindi molto complessi, quindi molto strutturati, con una forte personalità, però compattati in un piccolo corpo. E quindi sicuramente un vantaggio per quanto riguarda spazi e di conseguenza costi. A differenza del Senegal, però, mi sento di consigliare il parrocchetto Monaco anche ad un neofita, quindi anche a qualcuno che non ha mai avuto esperienze con altri pappagalli. Anche se, vista la sua forte personalità, magari richiede un pochino di attenzione in più, un po' come l'inseparabile, quindi magari si può consigliare anche a chi non ha mai avuto altri pappagalli, però insomma richiede un livellino di difficoltà in più, perché con il tempo e con la maturità sessuale principalmente può manifestare un po' di territorialità per quanto riguarda la sua gabbia, i suoi spazi, e tende poi a legarsi principalmente ad una persona. Quindi tutte cose che vanno un po' sapute gestire e che richiedono un certo impegno, perché poi da problemi ormonali possono diventare cattive abitudini e di conseguenza poi creare dei veri e propri problemi. Però insomma, niente che non si possa gestire con impegno e dedizione, naturalmente. Comunque, a parte questo, si tratta di un pappagallo veramente intelligentissimo, divertentissimo, quindi molto portato per l'addestramento, molto divertente, ama giocare, molto bravo anche nel limitare la voce umana per tutti coloro che magari sono interessati, anche se vi ricordo che non basate la scelta del vostro pappagallo sul fatto se sappia o meno imitare la voce, quindi mi raccomando, so, magari vi verrò annoia da quante volte l'ho detto, però ci sono altre caratteristiche molto più importanti, perché poi magari vi trovate un pappagallo che sì, bravissimo a parlare, però poi non si è in grado di gestirlo. Di conseguenza fate un danno sia al pappagallo che a voi stessi. Quindi scegliamo il pappagallo per altre caratteristiche principalmente. Quella può essere magari una qualità aggiunta. Per quanto riguarda il rumore, può essere anche un pappagallo abbastanza rumoroso. Quindi dipende tanto poi dalla personalità di ogni singolo pappagallo. Ogni singolo esemplare ha la sua personalità. Quindi sono quelli più rumorosi, quello meno rumoroso, non possiamo saperlo, almeno che non ne adottiamo uno già grande. A quel punto è chiaro se è molto rumoroso o poco rumoroso. Magari poi in futuro farò un video per quanto riguarda come evitare che il pappagallo faccia troppo casino, perché comunque spesso può essere anche un po' colpa nostra, quindi ci farò un video sicuramente. Per il resto, quindi, importante tanta interazione, tanti giochi, tanto addestramamento, tempo fuori la gabbia, una gabbia spaziosa, ricca di intrattenimento, di giochi, questo sempre importantissimo. Apro una piccola parentesi per ricordarvi che qua sotto in descrizione trovate il link alla pagina Facebook, alla pagina Instagram della Marame Toys for Parrot per acquistare giochi, trespole e posatoi in legno naturale con coloranti alimentari, quindi non tossici per il nostro pappagallo, importantissimo. Poi naturalmente corde in canapa, gancetti in acciaio inossidabile, quindi che dire, giochi veramente di qualità e assolutamente non pericolosi per il nostro pappagallo. Vi ricordo che è importantissimo arricchire la gabbia con giochi e intrattenimento in modo che il nostro pappagallo si tenga sempre occupato e quindi non si annoi, trasformando la gabbia di conseguenza in un luogo produttivo e positivo. Quindi vi lascio tutto qua sotto in descrizione e naturalmente vi consiglio di farci un salto. E una cosa su cui prestare attenzione è anche in questo caso l'alimentazione, perché sono pappagalli che amano mangiare, quindi mangiano tanto. Quindi la dieta è fondamentale. Frutta e verdura la mattina, un buon misto di semi, estrusi e non ci si sbaglia. Evitiamo quindi semi o comunque alimenti troppo grassi, quindi semi di girasole, semi di zucca, arachidi. Usiamole magari come ricompensa, senza esagerare, perché in quantità elevata sono
pericolosi. Quindi, concludendo, è sicuramente un pappagallo alla portata di tutti coloro che hanno intenzione di approcciarsi a questo mondo con serietà e pensandoci bene, ma questo per prendere qualsiasi animale, l'abbiamo già detto. Quindi noi ci vediamo come sempre in un prossimo video, vi lascio tutto qua sotto in descrizione e ciao a tutti.